Perfetto, ciao a tutti, io sono Marco. Intanto cosa ci faccio qui? Ci siamo visti con Zargio al Linux Day dell'anno precedente e ho fatto una introduzione al Rust e lui mi ha invitato, mi ha detto, visto che lo usi al lavoro, raccontaci un po' com'è la tua esperienza, com'è stato impararlo, usarlo al lavoro, eccetera. Quindi, come qui, vabbè, un po' su di me, il mio gruppo preferito sono gli Enter Shikari. Quentin Tarantino è il mio regista preferito e poi sono appassionato anche di finanza personale e di giochi da tavolo. E oggi volevo un po' raccontarvi qual è stato il mio viaggio con Rust, quindi iniziando da quando ancora non sapevo che Rust esistesse, come è stato imparare Rust, qualche consiglio su come impararlo voi e poi come utilizzarlo al lavoro tutti i giorni. Allora, io ho fatto la magistrale in ingegneria informatica qui, al Politecnico, e durante il mio corso di studi non ho visto completamente Rust, non ne conoscevo neanche l'esistenza. Ho studiato C, C++, Java e Python. Dopo essermi laureato nel 2018, ho iniziato a lavorare nel campo dell'embedded, quindi in C e C++, principalmente, e è stato molto divertente. In particolare mi piaceva interagire con l'hardware, scrivere protocolli di rete e ovviamente scrivere del software che fosse efficiente il più possibile, perché ovviamente in embedded non è a disposizione Intel Core i7 e cose del genere, quindi bisogna scrivere del codice un po' abbastanza ottimizzato. Però soprattutto verso la fine, diciamo, C e C++ mi iniziavano un po' a starmi stretti. E i miei problemi principali erano principalmente su tooling, infatti per gestire un progetto C e C++ ci sono 10.000 modi diversi per farlo, tra cui CMake e Make, e sostanzialmente ho notato che creare un progetto nuovo con diverse configurazioni, magari una per debug, una per release, che avesse dei test di integrazione già configurate, eccetera, insomma ci volevano ore solo per creare un progetto nuovo. Poi l'error handling di C e C++ non mi piace, cioè vabbè, C non ha error handling, si può dire, perché per esempio come lo facevamo noi al lavoro, tornavamo un booleano dalla funzione e se falliva la funzione tornava falso, se no vero, quindi non era il massimo. In C++ ci sono le eccezioni, ma molti programmatori C++ vi diranno che no, non gli piacciono, non sono d'accordo a usare le eccezioni. Per esempio, nella styling guide di Google di C++ c'è un paragrafo eccezioni con scritto non usiamo eccezioni. Quindi, e poi un altro problema è un po' la gestione della memoria, che in C va fatta manualmente con malloc e free. In C++ più moderni ci sono dei modi per diciamo, migliorano un po' questo aspetto, però comunque ero sempre lì con GDB a debuggare Stack Overflow e Segmentation Fault, non era molto divertente. Quindi sì, diciamo che mi ero un po' stufato di lavorare con C e C++, però d'altronde, diciamo, per quello che erano le mie conoscenze, se si voleva scrivere un programma performante, gli unici erano C e C++, perché gli altri linguaggi di programmazione, cioè la maggior parte degli altri linguaggi di programmazione più famosi, avevano un runtime, avevano un garbage collector che andavano a intaccare le prestazioni, ovviamente. Poi sono venuto a conoscenza di Rust, che ha le stesse prestazioni di C e C++, ma cerca di essere più semplice da utilizzare, cerca di rendere più difficile a fare degli errori, diciamo, e con il tempo comunque noto che sta sempre diventando più semplice. Per esempio nel 2019 appunto è stato introdotto Async, come discutevamo prima, e poi gli errori del compilatore sono sempre più espliciti, più esplicativi, e il compilatore diventa sempre un po' più intelligente. E perché Rust mantiene le stesse prestazioni di C e C++? Perché diciamo, i costrutti del linguaggio non vanno a impattare sulle performance. Ad esempio, in questo tweet Michele Riva
si lamenta del fatto che in JavaScript, quando scrive map e reduce, quindi utilizza dei costrutti funzionali, si lamenta del fatto che ci sono delle, diciamo, questo va a impattare le performance, ok? Quindi dice, quando ho bisogno di performance non li uso e scrivo praticamente del codice iterativo. Invece in Rust, appunto, c'è questo concetto di zero cost abstractions, quindi qualsiasi costrutto che c'è, qualsiasi codice elegante che andate a scrivere, non va a impattare sulle prestazioni, ma è il compilatore che si occupa di ottimizzare il codice per voi. Anzi, ci sono vari benchmark che fanno vedere che usando map e reduce, eccetera, il compilatore è anche in grado di ottimizzare il codice di più di come dell'equivalente for loop, ad esempio. Quindi, insomma, visto tutte queste premesse, ho deciso di imparare Rust. E quindi ora vi dico un po' quello che ho fatto io per impararlo, ma anche ovviamente qualche consiglio per voi. Come sta già stato detto, io ho iniziato a leggere, c'è il libro ufficiale di Rust che è gratuito, online, ed è fatto molto bene. Sì, io l'ho letto ed è molto consigliato. Poi sono andato a vari meetup, in cui, anche qui a Milano, diciamo, in cui persone che ne sapevano più di me mi hanno spiegato varie cose sul Rust. In questa foto ci sono io all'Open Source Saturday di Milano, che trovate a questo link, che è di 2 mesi fa, in cui ho coperto le facce delle persone sia per privacy, ma anche per farvi vedere i linguaggi che abbiamo utilizzato, e Rust è praticamente sempre presente. Poi qui non si vede, nel proiettore, però c'è anche il Rust Meetup Milano, se lo cercate su Google lo trovate, che è appunto un meetup ad hoc proprio per Rust qui a Milano. E poi questo in teoria doveva vedersi bene perché c'erano le transazioni, ma ci sono stati problemi tecnici. Dopo che avete imparato un po' le basi del linguaggio di programmazione, vi consiglio di buttarvi a creare un vostro progetto, toy project, quindi un progetto appunto che deve essere semplice. Perché deve essere semplice il primo progetto che andate a fare con Rust? Perché diciamo, il vostro scopo non è creare il progetto più figo dell'anno, il vostro progetto è imparare Rust. Quindi scegliete magari un dominio che già conoscete. Scegliete un problema semplice e focalizzatevi sull'imparare le basi del linguaggio, quindi concatenare stringhe, scrivere test, settare la continuous integration, eccetera. Per fare un esempio, il mio toy project è stato Poetry Book, che ha ben 2 stelle su GitHub, e praticamente prende dei file di testo, file plain text, e ne genera un libro in LaTeX che poi viene compilato in un PDF. Quindi, per esempio, questa è una pagina di quella che veniva fuori. Cioè, come vedete, è stato un progetto stupidissimo, però l'ho fatto principalmente per imparare il linguaggio, diciamo. Poi un altro consiglio che vi do è quello di seguire il principio KISS, ovvero Keep It Simple Stupid. Quindi se il compilatore, per esempio, vi dice che state spostando un valore e voi lo state prendendo in prestito, insomma, errori strani del genere, voi semplicemente clonate quell'oggetto lì invece di darlo come riferimento, e quindi non dovete stare lì a impazzire con lifetime e altri problemi che all'inizio potete ignorare tranquillamente. Il vostro programma sarà leggermente più lento e utilizzerà leggermente più memoria, ma dicono chi se ne frega all'inizio, no? E poi un altro consiglio che vi posso dare è quello di contribuire all'open source, perché diciamo si impara un po' dalla teoria, un po' di più dalla pratica, ma maggiormente dagli errori. Quindi se contribuite all'open source, voi state proponendo il codice che avete scritto voi a un maintainer Rust, che quindi probabilmente di Rust ne sa un po' più di voi, e vi dirà cosa state sbagliando. Quindi state tranquilli che prima di accettare il vostro contributo,
vi correggerà vari errori, insomma, perché non è nel suo interesse di accettare codice scritto male nel suo progetto. Se vi devo consigliare un progetto open source al quale contribuire, ovviamente vi consiglio il mio. Si chiama Release Please e finora ci sono state tre persone che hanno fatto il loro primo contributo open source Rust della vita in questo progetto. Poi c'è un sito che si chiama Awesome Rust Mentors, in cui ci sono vari volontari che sono lì per rispondere a domande, dubbi che avete, ad aiutarvi nel vostro viaggio nell'imparare Rust. Vabbè, tra i vari ci sono anche io. E ogni mentor, diciamo, ha una lista di topic su cui si sente sicuro nell'aiutarvi. Quindi, che ne so, siete appassionati di game development, GPU, qualsiasi cosa, embedded, trovate dei mentor proprio che vi aiuteranno nei vostri topic di preferenza. Ok, quindi sostanzialmente dopo più o meno un anno che ho iniziato a imparare Rust, ho deciso che volevo utilizzarlo anche al lavoro perché mi piaceva molto e quindi mi sono iniziato a guardare intorno, ok? Io ero un ingegnere embedded, però di embedded in Rust a Milano non si trovava niente. Per cui ho deciso di spostarmi nel back-end, in cui si trova più offerta in merito al Rust. Diciamo, all'inizio ero un po' titubante perché dicevo, cavolo, ho studiato per 2 anni il dominio dell'embedded, invece ora mi sposto su un altro campo, cosa faccio? Perdo tutto quello che ho imparato, devo reimparare tutto da zero. Però alla fine, dopo essermi spostato, non me ne sono pentito perché appunto fa piacere imparare cose nuove e soprattutto, secondo me, all'inizio della carriera ci sta esplorare più cose per vedere quale piace di più. E io mi trovo molto bene ora nel campo del back-end. Quindi a novembre 2020 sono entrato in TrueLayer, che è un'azienda che ha un ufficio qui a Milano anche. È un'azienda che espone delle API per open banking e pagamenti. E abbiamo usato Rust per creare delle API che fossero veloci e affidabili. Perché queste API dovevano essere veloci e affidabili? Beh, veloci perché queste API sono utilizzate anche cioè sono utilizzate dalle API dei nostri clienti, no? Quindi se le nostre API erano lente, anche le API dei nostri clienti sarebbero state lente. Quindi volevamo minimizzare al minimo questo impatto. E Rust in questo ci ha aiutato ovviamente perché, come abbiamo detto, non ha un garbage collector ed è tra i linguaggi più veloci che ci sono. Poi le nostre API volevamo che fossero anche affidabili perché se non funzionavano i clienti non pagavano, okay? Non ci arrivavano i soldi, quindi questo era un problema. E Rust per questo ci ha aiutato molto perché non ha null pointer exception, ha un type system fortemente divisato, abbiamo la fearless concurrency, come dicevamo, quindi diciamo Rust ci evita di fare vari errori. Tra i progetti più interessanti che ho fatto c'è un ledger che è sostanzialmente una raccolta di tutte le transazioni che sono avvenute nel sistema. E grazie al type system di Rust abbiamo fatto un'architettura event-driven in cui utilizziamo gli enum di Rust per fare macchine stati, quindi ci è stato molto utile codificare la nostra business logic in Rust. A settembre del 2022, quindi dell'anno scorso, sono entrato in Prisma, che è un ORM open source per JavaScript e TypeScript. Sostanzialmente permette di scrivere query al database in maniera un po' più semplice e con una developer experience migliore rispetto a utilizzare delle query SQL. Non so se qualcuno lo conosce qui. Due grandi. E,
Tre, giusto. Qui, anche qui usiamo Rust per scrivere delle API veloci e affidabili, ma anche con un overhead basso. Per farla breve, praticamente noi per ogni nostro cliente replichiamo dei servizi, okay? Quindi come se fossero delle virtual machine. E ovviamente se questi servizi utilizzano poca CPU e poca RAM, noi possiamo utilizzare delle virtual machine con meno CPU e meno RAM, quindi che costano di meno. E vi assicuro che in questo periodo far risparmiare qualcosa alla propria azienda non è visto in maniera brutta, insomma, anzi. Quindi, diciamo, per fare un recap di come utilizzare Rust al lavoro, Rust permette di accorgersi degli errori che fate già a compile time, piuttosto che nella fase di test o nella fase di deploy, quindi diciamo, permette di risparmiare tempo in quel senso, perché ovviamente correggere un bug già quando è in produzione richiede tempo e a volte denaro. E quindi questo sono io al lavoro, sostanzialmente il compilatore di Rust fa in modo che non faccio troppi errori, okay? Che non scrivo troppe cavolate. E in fase di code review, quindi quando si analizza il codice scritto da un collega per poi accettarlo nella codebase comune, è molto più semplice perché il compilatore è come se già facesse una code review per noi, diciamo. E quindi non bisogna stare lì a focalizzarsi per esempio, cosa succede se questa variabile è null? L'abbiamo controllato? No. Quindi è molto più semplice questo il momento di code review. Quindi grazie mille per l'attenzione, anche per avermi invitato. Con Carmelo dopo ci prendiamo delle birre probabilmente, quindi se volete unirvi siete i benvenuti. E poi abbiamo un bel po' di tempo penso per fare delle domande, se ce ne sono. Le domande sbloccano dei meme, quindi non male, non male. Vai. Ma sulle embedded proprio non c'è niente, Allora, cioè le posizioni di lavoro si trovano, però intanto io cercavo lavoro nel 2019, no, scusa, nel 2020, quindi sono passati 3 anni. Sì, e quindi diciamo. Le posizioni di lavoro si trovano, però magari da quello che ho visto io sono on-site, anche per la natura del lavoro stesso dell'embed, diciamo, no? Cioè tu hai a che fare con dei dispositivi fisici, quindi è più difficile farlo da remoto. Però si può fare, ovviamente. sì, no, io avrei una domanda, se era riferita al fatto se trovare lavoro con l'embedded o se utilizzare Rust per l'embedded. Più che altro se si può usare Ah, comunque. sì, ok, come sì, si può usare. E appunto c'è il Rust Embed Book ed è anche usato nell'embed. Sì, io tipo ci ho fatto degli esperimenti con l'STM32F4, tipo. E sostanzialmente per l'embed qual è il problema? Che a volte hai bisogno di accedere a degli indirizzi specifici della memoria, per cui devi bypassare i controlli del compilatore. E in quel caso puoi usare l'unsafe di Rust per farlo, appunto. Diciamo, la cosa buona è che appunto tu marchi unsafe solo alcuni blocchi di codice e quindi il resto del tuo programma è safe e magari solo quelle funzioni che devono accedere a certi indirizzi di memoria sono marcati unsafe. Quindi sì, Rust si può fare nell'embedded. L'unico scoglio, un po' come diciamo nel game development, che magari ci sono
delle librerie proprietarie come Unreal, eccetera, magari trovi alcune board che la casa che le fa rilascia delle librerie in C, e quindi se tu vuoi utilizzare le librerie C ufficiali della casa, devi scrivere in C oppure devi fare dei wrapper tu strani. Detto questo, ci sono varie librerie scritte dalla community, ad esempio. Quindi se tu vuoi sperimentare con Embedded in Rust, ti documenti un po' su quali sono le più supportate e non hai problemi. Quindi per essere una libreria ufficiale Devi trovare una casa che rilascia librerie ufficiali Rust, che non sono molte. Primo meme, perché sostanzialmente in tutti i progetti GitHub Rust, c'è scritto, non lo so, è un counter, c'è scritto blazingly fast counter, e qui invece si chiede, ok, ma hai controllato se è veloce veramente facendo un benchmark Questa è una domanda che mi avevano posto qualche tra giorno fa. Per quanto riguarda invece le dimensioni degli eseguiti in Rust, sempre per embedded, ci sono spesso problemi oppure diciamo, si è arrivati a una situazione più o meno stabile, diciamo, più. Ok, allora non metto mani sull'embedded di Rust da un paio d'anni, però cioè, in linea di principio non capisco perché ci dovrebbero essere dei problemi, perché comunque tu in Rust puoi compilare anche con LTO, quindi le librerie statiche che importi, al posto di compilare tutto quello che ti importi. Puoi compilare solo le cose che utilizzi veramente, quindi non ti saprei dire come mai ci sono dei problemi. Cioè, se la domanda è posta, sicuramente il problema c'è, ma non so perché c'è. Diciamo, in generale gli eseguibili in Rust sono un po' famigerati per essere più grossi, anche magari nelle video di release. Questo è vero più che altro nel desktop, però appunto per esempio c'è anche l'esempio di base di Hello World che è quasi un'implementazione su Swagger. Quindi la gente si era posta, se anche per gli esempi di desktop base è così grande effettivamente, in ambienti dove la memoria è più limitata potrebbe essere magari. Ok, diciamo che secondo me il binario è così grande perché magari ti tiri dentro informazioni debug e altra roba, però se tu cerchi online come minimizzare il binario, trovi un sacco di risorse. Anche in Prisma abbiamo fatto una ricerca del genere, perché praticamente noi la parte in JavaScript si scarica il binario in Rust e nelle recenti versioni abbiamo diminuito di un sacco la dimensione del binario. Quindi ci sono i modi per diminuire il binario. E qui c'è scritto: The safest program is the program that doesn't compile. Async Rust proverb. Allora, una domanda relativa al meme di prima e anche un'altra, così se lo tengo da poco. Allora, la prima è: hai mai incontrato un caso specifico in cui una delle stazioni di Rust non è così grossa? Ma allora, io non ho mai scritto codice così ottimizzato che sono andato lì a fare un benchmark su una stazione di Rust. Quindi non, no. Cioè, anche non soltanto per le stazioni di Rust, ma anche come Rust costringe a scrivere cose. Se ci, cioè, a volte in alcuni linguaggi di programmazione vengono scritte delle cose perché sono comunque gli amanti del linguaggio o la via più sono più stessa di scriverle, ma è evidente che ci sono modi più efficienti per farlo meglio abbastanza tanto. Quanto è frequente trovare una cosa del genere in Rust? Allora, sì, nel senso che Rust c'è il borrow checker che ti forza a fare alcune cose, quindi magari per scrivere Safe Rust, che ne so, metti appunto un arc mutex, come dicevamo prima, oppure cloni, e quindi per rimanere in Safe Rust tu paghi un po' questa performance perché usi questi costrutti qui,
Invece, per esempio, se stavi usando C++, siccome lì era, cioè non avevi il borrow checker che ti forzava a farlo, magari lo avresti passato per riferimento. Ma sì, per le cose che ho scritto io, quindi nell'ambito del back-end development, non sono andato mai a pormi questo tipo di problemi. Anzi, molto spesso sacrifico le performance a costo della leggibilità. Quindi piuttosto che portarmi dietro lifetime incredibili, me ne frego, faccio clone di una stringa, cioè assolutamente. Quindi la seconda domanda è, in queste aziende dove sei andato a lavorare, in quante di esse già scriveva Rust e in quante invece a scrivere Rust dopo che sei arrivato? Allora, nella prima, in TrueLayer, ero il quinto sviluppatore Rust perché, diciamo, si stavano spostando proprio dall'open banking puro ai pagamenti e avevano formato un team per appunto creare questo ledger e gestire questi pagamenti e lì il team leader, diciamo, ha detto no, io non scrivo questa roba qui in C Sharp perché non voglio avere null pointer exception e non voglio che l'azienda perde milioni per colpa mia. Quindi lì ha scelto Rust, aveva fatto prima vari proof of concept, quindi non è che da un giorno all'altro abbiamo mandato Rust in produzione. Aveva fatto prima un tool, diciamo, CLI per la CI interna. E poi un API che serviva per donare i soldi durante il Covid. E poi, siccome quelle cose erano andate bene, l'hanno anche usato in produzione. E quindi lì ero il quinto sviluppatore. Mentre in Prisma, diciamo, già lo utilizzavano nell'ORM, e poi l'hanno usato anche nel team che faceva un po' di cloud offering, quindi offriva delle funzionalità cloud aggiuntive rispetto a chi usava l'ORM. E lì sono stato anche lì più o meno quarto quinto sviluppo del Rust di quel team, sì. No, 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 anche lì il quinto del team, sì. Va bene, dai, due domande. Il primo tema è questo. Siccome il compilatore Rust fa tutti questi controlli, borrow checker, eccetera, c'è il problema che è più lento rispetto alla maggior parte degli altri compilatori, quindi armatevi di portatili decenti. E poi il secondo meme è questo, vabbè. Vai. In una slide precedente c'era il grafico con i linguaggi di programmazione e c'era Rust pendente, cioè verso la fascia di utilizzo, e come performance hanno proprio pari livello del C. Sì? Quanto è vero questa cosa? No, verissimo. Sì. Allora, se c'è anche uno studio pubblicato. Allora, intanto, momento, perché C lo puoi compilare con due compilatori, GCC e C-Lang. Sono 5.000 in realtà di Scusami. I principali sono quelli, hai ragione. Infatti il nostro contro è che C è disponibile per più target di compilazione rispetto a Rust, quindi magari ci sono dei dispositivi embedded in cui Rust non lo puoi usare. Però c'è un po' di effort per portare Rust anche su GCC. Comunque, tu puoi trovare dei benchmark in cui GCC magari ottimizza meglio il tuo codice rispetto a Rust. Ok? Quindi in quel caso, se tu scrivi in C e compili con GCC, e scrivi il codice equivalente in Rust che utilizza C-Lang sotto, magari quel benchmark va meglio in C rispetto a Rust. Però in teoria se tu fai lo stesso codice equivalente in C e Rust e compili con C-Lang, le performance sono le stesse. Sì. Sì, praticamente Rust, il compilatore. Scusa, puoi ripetere? Non ho capito. Perché è un po' che non è disponibile
Esatto, allora praticamente il compilatore Rust traduce il tuo codice Rust in codice Intermediate Representation. Esatto, quindi una DLL, sì, che è un un altro codice come se fosse assembly, perché però praticamente C-Lang si prende la briga di tradurre per vari target, ok? Però ci sono alcuni target che non sono supportati da C-Lang. Quindi, esatto. Comunque, a riguardo, c'è anche uno studio, cioè su benchmark di Rust, C++, che è stato pubblicato nel blog di AWS, in cui fanno uno studio su quali sono i linguaggi più green in assoluto, e tipo C... Green? Sì, che usa meno energia, cioè se tu... Sì, cioè se tu se un linguaggio ci sta meno tempo per eseguire a parità di CPU con un altro linguaggio, quello che resta comunque acceso, quindi non è che gira di più di poco a poco, quindi è una roba un po' più grigia, però vabbè. No, capito, è un po' più in washing. E comunque praticamente Rust era il secondo dopo C praticamente, ma tipo erano lì. Ovviamente anche lì dipende da che benchmark hanno usato, eccetera. Però comunque, cioè, sì. Insomma, è vero che le performance sono le stesse, sì, insomma. E questo era l'ultimo meme. Se abbiamo tempo, se ci sono altre domande. Io direi prima di parlare. Ok, perfetto. E allora, grazie mille. Allora, anche a me, Zarro e i ragazzi del Polo mi hanno conosciuto al Linux Day, avevo portato un talk sul... sono Carmelo Salta? Avevo portato un talk sullo scrivere moduli del kernel di Linux in Rust. Questa è qualcosa che è arrivata, di cui è arrivata la supportabilità a ottobre, qualche settimana prima che facessi il talk, sono molto fortunata come cosa. E oggi... ma a distanza di qualche settimana, credo 3 settimane, abbiamo già nel kernel di Linux, nella 6.3, dei moduli scritti in Rust. E, quindi Zarjo mi ha gentilmente invitato, mi ha chiesto se utilizzavo Rust al lavoro, io ho risposto no, però sarei felice comunque di partecipare e parlare un po' del linguaggio. E, questo perché è difficile in realtà spiegare se io utilizzi Rust al lavoro o meno. Io sono un technical account manager a Red Hat e sono specializzato in OpenShift e tantissime altre tecnologie di Red Hat che non utilizzano Rust. Fatto sta che Red Hat in realtà vende anche un sistema operativo RHEL, che è basato ovviamente sul kernel di Linux. Adesso sul kernel di Linux ci sono pure moduli Rust, quindi ok, un po' lavoro sul Rust. Poi molto del mio tempo in ufficio, al lavoro, mantengo pacchetti per Fedora di Rust, contribuisco a Rust, lavoro con Rust, mettiamola così. E infatti, come appena detto, io sono prima di tutto un open source contributor. Io spendo tanto tempo libero dietro pacchetti di Fedora, dietro sistema operativo di Fedora. Prima ero dietro Arch Linux, poi abbiamo fatto un pochino di salti, un po' di distropping, adesso mi piace di più Fedora. Lo dico anche perché per motivi. Però no, in realtà sì. Sono membro anche di diverse SIG. I SIG sono i piccoli gruppetti per cui partono di solito progetti open source simili. Quindi quello di cui volevo parlarvi oggi era fare prima di tutto dei paragoni tra i vari linguaggi utilizzati, che spiegarvi un pochino i selling point di Rust e quali sono i drawback. Adesso utilizzo dei termini particolari. Utilizzo selling point, drawback, linguaggi che si utilizzano, che utilizziamo di solito in azienda. Ieri ho raccontato in un meeting interno alla mia azienda di un nuovo progetto scritto in Rust da un consulente che gestiva istanze diverse di Quay, che è un registro di sistema che utilizziamo noi in Red Hat. E a un certo punto un director in questa call mi fa, ok, ma secondo te nella nuova linea di Red Hat dove possiamo inserire Rust? Come possiamo inserire bene Rust? Ho detto, non la vedo possibile come cosa. Questo perché Rust, come ce l'ho raccontato, come sapete bene, è un linguaggio estremamente efficiente,
molto, molto più semplice rispetto ad altri linguaggi efficienti. C'è una brutta learning curve per il motivo che Rust, a differenza di molti linguaggi clonati e riscritti, è un linguaggio diverso da molti altri linguaggi, nasce per motivi diversi. Io credo fortemente che la nascita di qualche tecnologia è dovuta alla necessità, non al motivo di essere ispirati in pigrizia. Magari voi mi portate tantissimi esempi di scienziati fisici pazzeschi che mentre erano annoiati scoprivano cose, ma secondo me le cose nascono per necessità. E il modo in cui è nato Rust è davvero molto bello, il modo in cui è nata l'ownership, non so se già avete parlato di ownership, regole di ownership, è un concetto molto bello. Comunque al momento vi faccio vedere sì, Rust, Meet Rust in realtà lo conoscete già benissimo, quindi conoscete l'ownership, conoscete le regole su cui si fonda il linguaggio. Il punto per cui, che rende forte il linguaggio, che lo rende soprattutto sicuro, ma poi anche efficiente. E non so invece quanto conosciate il dependency management di Rust, quanto conosciate il packet manager di Rust, il package manager, che è Cargo. Allora, Cargo è effettivamente molto bello, io passo un sacco di tempo dietro ai crate, perché comunque sono un packager per Fedora, quello che faccio io è prendere codice di progetti in Rust scritti da altri, di cui molti avete nominato, e pacchettizzarli e gestirli per un sistema operativo specifico per il suo package manager. Cargo mi aiuta tantissimo perché è effettivamente scritto, organizzato, non tanto scritto, organizzato molto bene l'ordine dei crate, è estremamente granulare, la regola è rendere tutto estremamente granulare. Questo porta dei problemi. Voi forse avete già avviato, se siete qui, in realtà io credo che un po' Rust lo conosciate, non so quanto siete davvero nuovi al linguaggio, ma avete forse runnato qualche linguaggio di Rust, avete lanciato un cargo run prima o poi nella vita, o quello qualsiasi eseguibile utilizzate per Rust. Cosa fa quando avete delle dipendenze del linguaggio? Scarica in quel momento le dipendenze. E lo fa appunto in runtime, che è una cosa molto figa, aumenta il tempo di compilazione, ma aiuta molto a livello di quanto puoi fidarti delle tue dipendenze. C'è un problema che io incontro ogni giorno. Queste dipendenze, i pacchetti dipendenti per un progetto, sono separati dal progetto in sé, vengono scaricati quando viene compilato il linguaggio. Non so se voi conoscete come funziona Cargo, nel fatto di scrivere nel file di testo la versione esatta o la versione major che vi serve per quella dipendenza. Adesso voi vi trovate in un Git hosting su cui si basa il tuo sistema operativo, una dipendenza salta di un punto della versione e tutto si rompe. E si rompono davvero cose grosse, per cui a volte tutto il package manager, tutta la catena di managing dei pacchetti cade. Io mi ricordo che era Natale, quando una sera ho aggiornato un pacchetto senza controllare con i miei altri 80 contributor, il nostro manager del sistema me l'ha fatto fare per motivi che non racconto, e io ho rotto la bellezza di 6.700 pacchetti di Fedora, che non riuscivo più a scaricare, tra cui roba anche abbastanza importante. Rustpilled è una battuta riferita alla community. Alcune community le avete già parlato oggi, ho già sentito i miei colleghi parlarne, ce ne sono tante altre. C'è quella di Discord che è molto attiva, cioè, lì effettivamente non parlo mai io, però vedo un sacco di linguaggi, lurco un sacco su Discord. C'è quella di Reddit che pure mi ha aiutato spesso, quella di Reddit. Una cosa sorprendente che Reddit mi aiuti, però quella volta su quel subreddit la gente è davvero molto molto atta a risolvere i problemi quando ne hai uno. Oltre a quelli ci sono poi le varie community, ci sono i vari cloni di Stack Overflow legati a Rust. Vibe, scusate il termine, che danno queste community è spesso l'evangelizzazione di Rust, come Rust va a essere meglio di altri linguaggi e come dovrebbe sostituire altri linguaggi in un'utopia. Oggi magari vi spiego un pochino perché questo non succede o perché è complicato, più complicato di quanto spesso si parla nelle community. Queste persone di solito vengono dette Rust-filled per ovvi motivi, non so se conoscete me, ma. Ok, un po' di paragoni con i vari linguaggi. Io qui c'è una lista di linguaggi che parte da quelli che utilizzo di più a quelli che utilizzo un po' di meno. Il primo è Go perché utilizzo tecnologie, non so se conoscete Kubernetes, ma sono tecnologie basate effettivamente su questo tipo di linguaggio.
Go è utilizzato molto soltanto perché appunto Google ai tempi ci ha messo dietro dei progetti molto grossi, vengono utilizzati anche oggi da enterprise enormi. Ma Go, a differenza di Rust, ha un po' di problemi, non problemi, ma comunque ha delle feature che danno fastidio a molti sviluppatori. Per esempio, non so se lo sapete, ma Ra anche Rust fino al 2015-2016 aveva un garbage collector. Rust non è nato come adesso, era molto molto diverso prima che io lo scoprisse in realtà, perché quando l'ho scoperto era già cambiato. Però ai tempi avevo un garbage collector molto particolare che a un certo punto hanno deciso di accantonare per dare più spazio alle regole di ownership. E quindi Rust al giorno d'oggi ha dei vantaggi rispetto a Go per motivi di garbage collection non più dovuti, non più onerosi. Non ci sono più pause di garbage collection, non ci sono più puntatori nulli per le regole di ownership. Le safe concurrency l'abbiamo parlato forse un pochino prima, ma è sempre dovuta alle regole di ownership. Il type system è bellissimo, sinceramente mi ci trovo benissimo. Il dependency management non è proprio meglio di Go. Anche su Go ha questo problema di tirarsi dietro. Non è granulare quanto Rust, ma il problema di tirarsi dietro in compile time tutti i pacchetti. Questo significa di nuovo che in un sistema gestito bello grande, quando c'è un salto di versione della latest di uno dei pacchetti di dipendenze, si rompe tutto. Però nei progetti che vengono mantenuti da enti non troppo open, effettivamente è molto comodo. Ok, questo è un biggie. C e C++. Abbiamo visto prima il grafico di Marco, di come raccontava quella roba, quanto è difficile impararlo, quanto è difficile resistirlo, quanto è efficiente. Rust vi posso aggiungere io che diventa sempre più efficiente con gli anni, effettivamente. Il linguaggio migliora anche da quel punto di vista. E ha fatto un salto enorme ed è stato molto conosciuto quando ha droppato il garbage collector, ma la concurrency è una cosa che stiamo sviluppando e stiamo sviluppando oggi, quindi aspettatevi che con la concurrency migliorerà anche da questo punto di vista il linguaggio, perché anche in questo progetto quando vai a... è un progetto che ha delle basi molto solide il Rust, le regole di ownership, il modo in cui gestisce le dipendenze, il modo in cui gestisce il typing, le referenze, ha delle regole molto forti. E, su questo, quindi, quando sviluppi magari una feature più corner case, come può essere, poi in realtà la concurrency non è proprio corner, ma sviluppando la concurrency va a migliorare tutto il resto del progetto, anche cose che non dipendono dalla concurrency. Andando avanti c'è Java, e Java secondo me è anche la comparison più importante di C, per quanto mi riguarda, perché oggi quando parliamo di modernizzazione degli applicativi e dei servizi, per esempio bancari, cosa vi viene in mente? Come è scritto negli anni 80 il servizio bancario? Il famoso COBOL, immagino, qualcuno forse l'aveva sentito, mi dispiace. Che significa modernizzare un'app in COBOL? Quando lo fate, non so che esperienza avete avuto di consulenza, se avete mai lavorato alla consulenza, si porta il linguaggio in Java. Quindi la massima della modernizzazione è portare un linguaggio di scritto in COBOL in Java. E questa cosa, diciamo che fa, cioè, non è che Java sia legge oggi, non è che Java sia il linguaggio più nuovo possibile. Cos'è Java invece? Perché Java viene venduto? Perché Java ha questo supporto enorme? Che è un po' il cane che si morde la coda. Java ha questo supporto enorme perché Java ha questo supporto enorme. Un sacco di gente ai tempi ha investito su questo linguaggio per fare la modernizzazione, oggi ha un user base e un supporto enorme che Rust no, può mai darvi. Se una banca investe miliardi, perché si parla di miliardi, su tutto un sistema loro, interno e esterno, su Rust, e qualcosa si rompe in Rust, chi cerchi? Metti che c'hai anche delle persone, dei sviluppatori dentro tuoi, che non succede mai, non è la banca quella, cioè la banca si va a fidare. È un video registrato, io mi sento a fare nomi, mi sento un po' così, però si gestisce a system integrator per gestire queste cose. System integrator, chi vanno a cercare quando si rompe qualcosa in Rust? La community, bello, bello, però se la community dice quella feature non gliene frega un cazzo di svilupparla, e ferma lì, anche parolacce, dico che l'ho registrato, si ferma lì la questione. Io lavorando in Red Hat questa cosa la sento molto, molto fortemente perché noi diamo supporto a tantissimi enti enormi, abbiamo dei clienti enormi effettivamente, su cui gestiscono cose effettivamente enormi, RHEL è il sistema enterprise più utilizzato al mondo,
Marrel si basa pure su un progetto upstream comunitario. Ci sono gli sviluppatori dentro Red Hat, ma comunque tutto si basa sul progetto upstream comunitario. Succede a volte, c'è cioè, per esempio, vi faccio un esempio di OpenShift, non so quanto conoscete Kubernetes, OpenShift ha dei nodi con dei siti operativi effimeri, quando non puoi cambiare la password degli utenti, anche perché tu non dovresti proprio toccare la password, devi accedere tramite SSH, ma se devi accedere tramite password non puoi cambiarla. Ci sono dei clienti che ci chiedono, noi vogliamo che si possa cambiare la password dentro i nodi. Apriremo l'RFE, apriremo di tutto. E la community nel frattempo ci dice, no, questa roba non si può fare perché by design non è stata mai pensata così, non la faremo mai. E quindi ci sono dei conflitti in questo caso. Con Rust sarebbe ancora peggio perché Rust non ha dietro la community, c'è una bellissima community in Rust, ma è centinaia di volte più piccola rispetto a community, quelle di Fedora, anche del kernel di Linux, queste community enormi. Quindi supportare veramente certi clienti grandi diventa veramente possibile, quindi si passa a Java. Scusate il girone enorme, però è una cosa su cui mi accendo un pochino. Ok. Allora, in realtà, proprio ieri, no? Proprio la settimana scorsa, ieri, un mio collega carissimo ha scritto un bellissimo progetto in Rust, che appunto, come dicevo voi, gestiva diverse istanze dei Quay, di questo registro chiamato Quay. È una figata perché un cliente reale molto grosso, di nuovo non posso fare nomi, lo utilizza al posto di un progetto enorme che utilizzava Ansible. Non so se sapete cos'è Ansible, per automatizzare processi, è una suite di automatizzazione, con sotto Python. La stessa identica cosa, in Python, quei processi automatizzati per gestire queste istanze dei registri, erano dell'ordine di 20 giga. Vi scritto questo programmino in Rust, adesso utilizzato da un cliente vero, questa roba, ripeto, è veramente una roba davvero tanto sorprendente. Infatti a me piace tantissimo la storia che ha raccontato il nostro amico Marco per come è nel suo lavoro, e adesso occupa centinaia di mega. I tempi per... Ah sì, in runtime, rispetto ai 21 giga del data center. Sono compari, sono molto molto forti, però è un progetto anche relativamente piccolo, nel senso low risk, al limite torni al vecchio sistema di Ansible, sei comunque salvo, comunque utilizzare Ansible è abbastanza safe, non stai distruggendo nulla. E per il resto Python è un linguaggio interpretato, quindi secondo me fare delle comparison lascia il tempo che trova, però se poi vogliamo parlare di linguaggi interpretati possiamo parlarne in un'altra sede, perché sinceramente registrato mi sento un pochino a disagio a diventare. Sì, certo. Due domande. Allora, uno, quando siete estremamente un problema di grado ci vuole un posto in applicazioni che non sono effettivamente Aspetta, nel senso tu stai chiedendo se creerebbe comunque problemi avercelo? interattive da utente. Esatto, perché questo push di suppose anche nei servizi per esempio non hanno dei requirement Perché nel linguaggio il garbage collector ce l'avresti comunque, anche in quei casi. Una cosa simile l'ho sentita era Discord aveva il loro backend scritto in Go e sono passati a scriverlo in Rust. In un loro blog post che hanno parlato appunto del perché l'hanno fatto, menzionavano che appunto nel loro backend c'erano queste pause dove c'era proprio il garbage collector che doveva prendere tutta la memoria che era stata bloccata e doveva appunto liberarla. E c'erano quindi questi spike di latenza molto frequenti durante appunto l'esecuzione. Allora lo so perché fare No, infatti, no, capisco la domanda, ti sto cercando di pensare a come possa comunque impattare, però diciamo che la domanda la possiamo chiudere in questo modo, se ti va bene. Perché tenere qualcosa che vantaggi ti porterebbe il garbage collector? Ci sono dei vantaggi che porta, ovviamente, ma legato al linguaggio Rust, è quello per cui è utilizzato oggi, su WASM, e finalmente lo sviluppo i moduli del kernel, simili ed eventuali, che vantaggi può portarti il garbage collector? Anche perché io avrei paura, sinceramente. No, io sto parlando per server, però No, no, infatti. Perché tenerlo a quel punto? Poi sinceramente non ho seguito benissimo la storia. cioè, secondo me i linguaggi di garbage collector sono inerentemente più semplici da scrivere, perché non devo tenere tracce di quello che sono.
E noi abbiamo fatto tutta la storia delle reference e dell'ownership apposta. E che se no non è Rust, se no senza. C'è Marco che mi corregge ogni. Quando dico puntatori sembra che mi corregge perché sono reference. È fatto apposta. No, però è un buon punto perché in realtà ne abbiamo parlato pure con un mio collega una volta del fatto che il garbage collector ha dei vantaggi specifici. È stato veramente un colpo. Allora, adesso non mi ricordo perché ai tempi c'era C Sharp a pagamento, quando io ero veramente un infante, non avevo internet. C Sharp a pagamento e Java che cominciava a partire. Chi ha preso prima, chi ha messo prima il garbage collector? Non mi ricordo, ma è stata veramente una genialata il garbage collector ai tempi. E allora forse era C Sharp prima. Non vorrei sparare bagianate, comunque no, è un bel punto, che c'è con lettera qualcosa di molto forte. Giusto perché devo stare via, quanto è vero dalla tua esperienza che una long running application su JVM non ha effettivamente Non ho capito la domanda. molto spesso online, quello che si vede scritto da È chi vero, riceve cioè, qual è la mia esperienza? Però. Ok, JVM ma queste qua non sono, queste qua non sono opinioni. Ci sono le nuove. appunto, non dicono, cioè, ho trovato molto spesso scritto online che in realtà l'overhead di un linguaggio su JVM si vede sulle applicazioni, diciamo, ma tempo di rinnovo breve. Ma se l'applicazione tende a iniziare a andare per varie ore, il performance overhead non è importante, perché ovviamente hanno una Per velocità. vari giorni, per varie settimane, teniamo la produzione sempre up senza andare in downtime. Va bene, per vari giorni già è pochino. Però, ok, sì, no, è un buon punto, è vero. La mia risposta è sì. Grazie. Ok, non stiamo, sì. Mi sono un attimino bloccato a guardare lui che ha lasciato la chiave. Ok. Major selling point per Rust. È un linguaggio moderno, è molto on edge, è in pieno via di sviluppo, non è qualcosa di chiuso e finito. Rispetto ad altri linguaggi, in realtà pure C e C++ a volte, una volta là, una volta ogni tot anni si inventano qualcosa riguardo al compilatore simile. Rust, diciamo, che ha un paio di edge point più forti. E il tooling, magari ne parliamo in differita sede. Se avete bug abstraction, chissà quante volte l'avete sentito, è sempre legato all'ownership, è sempre legato al fatto che si utilizzano referenze e puntatori, che sono qualcosa di diverso dalle referenze per qualche motivo. E vengono tutti controllati a compile time. Ricorderete il meme di Marco sul fatto che ti protegge prima di scrivere il linguaggio, prima di scrivere il programma. In realtà io l'avrei fatto diverso il meme, il fatto che quel tipo che ti protegge, più quel tipo che ti picchia fino a quando non l'hai fatto bene. Però dopo che sei tutto a terra, distrutto, hai veramente un programma scritto bene, sicuro e veloce. L'asynchronous code è qualcosa di anche molto interessante. Allora, attenti a parlare di runtime. Quando io scrivo you can choose your own runtime, è sempre legato. Ma questa cosa non l'ho detto all'inizio, scusatemi. Tutto questo talk che sto portando, comparison di linguaggi, è qualcosa di basato. Mannaggia. È qualcosa di basato su un speech che ha fatto John Jenkset. L'ho detto giusto? Mi sembrava strano che l'avessi detto giusto. Che è l'autore di Rust for Rustaceans, praticamente un libro sequel spirituale del manuale classico di Rust. Interessantissimo, parla di concorrenza, parla di unsafe Rust. Un talk bellissimo, io l'ho ripreso molto oggi. E lui se ne è uscito durante quel talk appunto dicendo che in concurrency you can choose your own runtime. E questo perché. Non voglio mettermi a parlare di nuovo di concorrenza, sinceramente, se no ci perdiamo. Però hai una vasta scelta nel modo in cui gestire la concorrenza, come spiegava prima Zargio. Infine c'è un bel tooling che per esempio c'è Cargo per il dependency management, c'è un bel toolset di macros da utilizzare per gestirle, definirle e riutilizzarle anche in progetti collegati, magari con delle API che chiamano linguaggi compilati e costruiti, scritti in altri modi. E infine, una cosa molto importante su cui dobbiamo sempre lavorare è la community. La community, io credo, sia quello che porta avanti queste tecnologie nel mondo enterprise.
ed è un feedback davvero molto molto forte, perché quando la gente paga veramente, realmente per utilizzare queste tecnologie, comincia a funzionare un po' tutto. La community comincia a rilasciare release, cioè tutti gli sticker, release early, release often, il feedback continua, si ha sempre più supporto, la community si allarga, lavora a questi progetti e la community adesso è fortissima, è piena di gente, cioè se tu guardi la community di base sei davvero forte a scrivere codici, sai cosa stai scrivendo, sai perché stai utilizzando Rust. Ed è qualcosa che vale molto. Quello che vi consiglio sempre è ascoltare il consiglio di Marco e andare agli open source event, agli open source day, al Linux day e simili per imparare e discutere meglio questi linguaggi. Io credo che qualcosa che ha più valore del mio talk oggi sia discuterne, avere una conversazione uno verso due persone rispetto a uno verso su 500. Adesso vi ho portato avanti un po' di progetti legati a Cloud Native, perché è quello che interessa a me. Allora, Apache T-Clave non l'ho mai gestito io come pacchetto per un sistema operativo, perché è davvero complesso gestire e pacchettizzare una computing platform in modo agnostico dall'architettura della tua macchina, dal spinning del sistema operativo, un sacco di roba. Però è davvero molto molto interessante. Io non vado molto dietro Apache, sinceramente, però è un progetto estremamente, estremamente ambizioso, che ha dato già dei risultati, perché delle aziende almeno internamente hanno cominciato ad utilizzarlo per servizi interni abbastanza onerosi. Poi c'è il Kron VM, che ho utilizzato per gestire le macchine virtuali OCI, da immagino OCI, come anche Yuki, che invece è più per il runtime spec delle OCI. E infine uno dei miei preferiti è Kube Rust, che è il client, è il controller time per Kubernetes, per gestire container e andare oltre l'orchestrazione dei container. Quali sono i drawback del linguaggio di cui in realtà già ho un po' parlato? Ok, la learning curve la lasciamo stare, perché mi sa che ne avete parlato per giorni e giorni. Il no runtime è qualcosa effettivamente di delicato, nel senso che tu ti serve magari qualche modulo di qualche funzionalità legata a qualche servizio come MongoDB, ti vai ad attaccare a cose già scritte, che magari sono scritte in Java, perché sinceramente reinventare la ruota. Rust è qualcosa che reinventa molti concetti di linguaggio di programmazione, ma reinventare la ruota non sono nemmeno io per quella filosofia. Un altro drawback enorme è l'ecosistema, perché come potete vedere, questi sono dati legati a, mi pare, l'anno scorso. 67% dei progetti registrati sono appunto a uso amatoriale. Io mi gestisco il mio citofono video con un servizio di Rust che ti va ad analizzare tutto. Va bene, figo, non serve a niente. Mi spiace dirlo, mi autodistruggo. Mentre quelli che vanno a essere veramente progetti che portano dei risultati, non voglio dire enterprise, portano i soldi in cassa, poi incassano qualcosa, ottengono dei risultati a livello magari organizzativo aziendale, è una piccolissima parte, meno del quinto dei progetti. Adesso stanno aumentando fortunatamente, perché soprattutto si è avuto un peak enorme quando i moduli di Rust sono effettivamente entrati nel kernel di Linux. E infine il vendor support semplicemente non esiste. Nel senso, magari cominciamo a trovare colleghi che riescono a offrire consulenza e system integration per dei servizi nuovi in Rust, però io fatico a credere che ci siano banche che vanno a cercarsi effettivamente i system integrator e vanno a chiedere: per favore, questa cosa fatecela in Rust. No, loro hanno programmatori che sanno Java. Al Politecnico di Milano sono stato pure io e ho fatto software engineering Java. Ha il suo senso portare avanti Java e non Rust, che bisogna trovare gli eremiti per gli eremiti in montagna per farti aiutare quando si rompe qualcosa.
Io non mi ricordo come avevo contestualizzato questo meme, però il punto è che appunto è legato sempre al vendor support. C'hai anche, non puoi nemmeno dire, vabbè, faccio hiring di dei programmatori che scrivono in Rust, così so che i miei sistemi saranno in Rust e posso affidarmi su di loro. Cosa succede quando quello sviluppatore va via o anche va in malattia per qualche giorno e qualcosa si rompe? Adesso loro per fortuna ne hanno più, già ai tempi ne avevano già 5 sviluppatori in Rust, ma è un numero enorme per un qualsiasi tipo di organizzazione di questo tipo. Infatti l'esperienza di Marco mi sorprende tantissimo, ne sono veramente felice. Però quello che succede spesso è che ti va a ritrovare codice dell'ultima commit di Git di 5 anni fa e cominci ad avere un pochino paura a dover supportare dei veri clienti con queste tecnologie. Ok, abbiamo finito. Sta roba, tra l'altro, sta slide dovevo cambiarla, non l'ho cambiata. Prima delle domande, volevo anche parlare. L'avevo già fatto il discorso di perché nasce un linguaggio di programmazione. Io vi invito fortemente a seguire molti dei consigli che ha già dato Zaccio su come scrivere Rust e come procedere con i progetti. Quello che faccio io spesso è prendere progetti effettivamente scritti in C, che magari anche utilizzo, può essere Vim, scritto in Rust, l'hanno fatto un sacco di persone, text editor, modale, scritto in Rust, e cominciare a capire perché Rust funziona nel modo in cui funziona, perché i clienti a volte hanno anche ragione a dirti che cazzo è Rust, come facciamo ad andare dietro sta roba, però magari andate anche a capire perché è nato Rust, andate anche a leggere come è nato Rust, qual è la necessità, un sacco di linguaggi, come per esempio Go è nato perché una singola azienda, una singola ente aveva bisogno di quel linguaggio che facesse quella cosa specifica e magari agli altri non serviva, però Rust è una storia interessante. E boh, c'è un'altra cosa che volevo dire e non ricordo, quindi se volete fare qualche domanda poi magari me la ricordo piano piano. Non ho meme, quindi sinceramente non posso offrirvi altri meme. Non c'è più, era una bella idea, veramente una bella idea. Magari prima di contribuire al kernel scrivendo moduli in Rust, fatevi tutto il passaggio di contribuire ai progetti, andare prima sui progetti di GitHub, aprire issue. Contribuire anche con la documentazione, quello significa anche contribuire, e poi mandate la mail al signor Linus per il commit del kernel, perché secondo me non tutti sanno come funziona committare al kernel, non fate il pull request su GitHub. Oh, finalmente una domanda a cui so rispondere. Cosa? Beh, le leggende dicono così, in realtà ci sono delle persone dietro. C'è una tavola rotonda di cavalieri, esatto. In realtà è davvero molto interessante. Esistono dei tool che intanto fanno dei check preliminari per automatizzare molti processi che altrimenti sarebbe veramente inutile andare in human presence a fare. E poi tu mandi effettivamente una mail formattata nel modo corretto per il tuo commit. Dopodiché c'è un processo di pull request che avviene sempre tramite mailing list. Io lo amo questo processo. Questo è dovuto a tanti motivi. Non so se lo sapete, ma a Linus non piace Git. GitHub fa schifo a tutti. In che senso non mi piace? Cosa succede nel mondo open source? Allora, esiste un tool e tutti i tool, qualsiasi cosa tu possa pensare, non copre tutti gli use case per cui è nato quel tool. Non esiste questa perfezione, tranne Rust. Non esiste quella perfezione. Per esempio, in Rust, consiglio personale per cui vi hanno detto il contrario loro, magari non scrivete GUI perché a me non piace tantissimo sta roba. O almeno se scrivete GUI, fatela in unsafe, non fa nulla se utilizzate unsafe Rust, non fa schifo. Git ci sono dei casi che non copre. Hai un progetto enorme, hai un progetto enorme che è quello del kernel. Metti che io vorrei vedere quante persone servirebbero ad accettare pull request e merge del kernel di Linux secondo i dettagli di Git.
secondo il fatto che devi andare a fare i check preliminari, devi andare a vedere la build, devi andare a vedere le architetture, tutta questa cosa non puoi automatizzarla completamente. Esistevano dei concorrenti di Git 20 anni fa, un nome me lo ricordo, non me lo ricordo più, un nome, ce n'è uno che non fu utilizzato, non era SVN, ma c'è anche SVN, per forza. Perché non piace Git? Perché, non perché Git sia peggio degli altri, ma perché Git è diventato lo standard de facto. E questa cosa porta sempre degli svantaggi, perché tutti quegli use case che coprivano gli altri tool si sono persi. E questo è il motivo per cui oggi mandiamo mail a Linus. Che è una cosa fighissima da fare, effettivamente, quindi pro e contro. No, non è che non piace, scusami, sono espresso male. Non piace Git soltanto non perché come è scritto, non perché si lavora con Git, ma perché è diventato lo standard de facto. Tu non lavori nel tuo team in progetti senza utilizzare Git. Tu non utilizzi SVN. Specifico che ha visto. Sì, perché lo standard è l'unico strumento utilizzato oggi. Non è che è il 99%, ragazzi, è il 100%. Si utilizza Git, tutti utilizzano, 100% utilizza Git. Questa cosa fa paura anche per altri progetti che sono molto più cattivi di Git, perché Git, per fortuna nostra, è un progetto completamente comunitario, a cui ha lavorato anche Linus, in gran parte. Poi dopo ha finito di fare, quando ha finito tutti gli feature che gli servivano all'inizio per gestire Linux, poi dopo ha smesso e era stato tornato, però ha creato lui, cioè, per questo ero turbato dal fatto che hai detto che era. Linus, vedete le interviste di Linus sono bellissime, ragazzi, guardatele perché fanno pisciare le risate. Quando le interviste di Linus fanno pisciare le risate, sono bellissime le interviste di Linus, fanno anche morire, cioè lui è un personaggio meraviglioso, in cui critica il fatto che Git sia diventato lo standard de facto. Quindi solo quello, cioè non è. No, 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 sì, ripeto, scusate, sono stato ambiguo, effettivamente, a volte divento, per fare battutine, dico cose sceme. Non è il punto dove è arrivato Git oggi. Git oggi è molto potente, lo utilizzano tutti per un motivo, effettivamente, c'è un motivo per cui ha vinto. Anche questa cosa di vincere. Però il problema è che sono andati a abbandonare corner case anche abbastanza importanti per cui, che Git non può coprire. Di nuovo, questo è il motivo per cui mandiamo mail per i commit. Riguardo Rust, che è stato approvato per essere quando Linus non ha approvato un sacco di altre cose, tra cui quelle AVO, CPU, che in realtà non era neanche a lui va bene. Linus è una persona effettivamente molto rispettata nella community, però ricordiamoci che si tratta sempre di una community, non è una monarchia o non un'oligarchia. Lì vince la buona argomentazione. Se poi ti fai bannare non è colpa, cioè nel senso se giustamente se poi... No, non so, se poi ti fai... Cioè, in realtà sono degli ambienti che a me piacciono molto perché riesci a inserirti chiunque tu sia, se hai delle opinioni che riesci a provare fino al limite dell'umanità, perché non siamo macchine, riesci a entrare nel cerchio e prendere decisioni. Quindi non è stato effettivamente Linus a dire ok, Rust, è stato comunque un effort di gruppo e non è stato Linus a dire ok, Rust è arrivato, ci piace così. C'è stato uno sviluppo verso quella direzione della comunità di Rust per farlo entrare nel kernel. No, aspetta, non abbiamo mischiato un po' di cose. Rust unsafe? Il Rust che c'è nel kernel di Rust principalmente Abbiamo. Noi penso che sia tutto safe. Abbiamo praticamente. Abbiamo del supporto per driver video, non ricordo il nome, abbiamo del supporto per driver video legato a Intel, per driver video, non so cosa sia, ok, scusami, quello, questo è tutto quello che abbiamo nel kernel di Linux, pochissimo,
vedere qualcosa, vuoi vedere, se vuoi vedere qualcosa di implementato, un kernel Linux implementato completamente in Rust con dei driver GPU che funzionano meglio dei miei, esiste una VTuber bravissima, io non sto scherzando, è inutile che ridi perché io l'ho utilizzato nel sistema operativo, è inutile che ridi perché io la mattina quando facevo il pendolare, la mattina mi vedevo questi live di questa VTuber che programmava il Rust, lei è un genio. Comunque sia, questa persona è assolutamente un genio, ha descritto tutto, non soltanto tutto il kernel, ha descritto driver della GPU che oggi non manco sono supportati in Linux normalmente, e tutti in Rust. E là deve metterci un sacco di unsafe per motivi. No, quello non avrebbe alcun senso per tanti motivi, fino a quando non vai a dover, cioè vai ad aggiungere. Vai un pochino ad aggiungere, vai poco a sostituire. Fino a quando i moduli funzionano. Eh? Poi c'è un motivo. Non so se avete dato voi Axo al Politecnico, cioè di assembly pure è un pochino così come cosa, però sì. C'è del linguaggio molto più vicino alla macchina. Sì. Sì, Aselina, davvero, non sto scherzando, seguitela, è meraviglioso quel canale, è una cosa geniale. Ho imparato tantissime cose da quella VTuber, io non sapevo, cioè io mi sono perso tutto il Covid, che i VTuber sono esplosi, io quell'ondata me la sono completamente persa, non ho mai seguito VTuber, e poi è arrivata Aselina, io li sfottevo i VTuber, perché per prendere in giro i miei amici che li seguevano, e poi è arrivata Aselina che mi ha spiegato Linux, che devo fare? Io prendevo, a volte al lavoro, mi prendo dei moduli, delle robe, delle novità, che faccio, questa cosa l'ho scoperta io, e viene da Sailina, cioè sta roba, anche posso dire che viene da una VTuber. È così. Tra l'altro c'è un altro sistema operativo scritto completamente in Rust, si chiama tipo Redox OS, tipo implementano anche la parte grafica, avevano un loro toolkit chiamato Orbit Cake, però poi erano... sono riusciti a integrare anche toolkit in modo tale da lasciare il loro proprio. E in più c'è anche un altro progetto completamente Rust, una reimplementazione di Git, di TopSide tipo. Dovrebbe avere, non so se ha delle cose in più rispetto a Git normale. Molte cose in meno. Una cosa che ho sentito prima delle release dei pacchetti in Rust, delle librerie, quando diceva, mi pare, Zarge, del fatto che non si arriva mai alla versione 1, quello volevo contestualizzarlo un pochino, là era inutile interrompere perché non è tanto inerente, però in questi progetti, quando il progetto è fatto bene, si ha una roadmap. Non decidi sul momento in cui sei arrivato che siamo alla versione 1, tu decidi dall'inizio di quando metti giù l'architettura, quello che vuoi fare, quando arriverai alla versione 1. Tu arriverai alla versione 1 quando avrai feature A, B e C. Ed effettivamente è difficile arrivare alla feature C per cui si arriva alla versione 1. Quindi tantissimi progetti, anche molto spediti, su cui si appoggia tanta roba, sono in versione 0.0.9, esempio. E io infatti tutti i pacchetti che gestisco di Rust in Fedora sono sotto la 1, tranne un paio che sono in versione 9, perché loro gestiscono la release in modo diverso, però non fidatevi troppo, non date troppo peso al punto della release. La release è qualcosa di gestito completamente, in modo completamente soggettivo dagli sviluppatori. Una 0.06 potrebbe essere molto più robusta di una 4.5. Cose simili, ho sparato un po' di numeri. Ok, altre domande? Anche relative al Linux, mi trovo molto meglio sinceramente. Ragazzi, commenti. Allora, lascio di nuovo la parola. Grazie mille, ragazzi.